abbiamo ancora un premio da consegnare, un premio di qualità, un premio importante, un premio che Rossella ha già tra le mani. Eccolo qua che arriva. Facciamo un applauso anche a Rossella, che sembra alta ma non lo è, sembra. Sante, fai il bravo. Sante, già ce n'hai due, per favore. Anzi, tre ce n'hai, perché qua abbiamo pure la moglie. No, perché insomma Sante è un po' birichino. Sembra alta, ma è tutto un effetto scenico. Sono questi 3 centimetri di tacchi che ha messo che le danno questo slancio. Abbiamo un nome qui sopra? Abbiamo invertito, perfetto, ok, perfetto. Allora, abbiamo un premio da donare ad una delle protagoniste della scena sportiva, che è salita alla ribalta come allenatrice naturalmente proprio di recente, perché non so se sapete, ci sono state le Olimpiadi, lo sapevate? Io pure lo so questo qua, e alle Olimpiadi c'è qualcuno che ha portato delle medaglie importanti, e allora noi vogliamo davvero fare un grandissimo applauso a colei che ha guidato le Farfalle d'Italia, argento nel 2004, le Farfalle d'Italia adesso portano a casa un bronzo importantissimo, grazie anche e soprattutto all'allenatrice della nazionale italiana ginnastica ritmica. Medaglia di bronzo a Londra 2012, Emanuela Maccarani. Eccola qua, buonasera. Naturalmente il premio è subito nelle mani di Paolo Moretti, che lo consegna. Allora, io penso che Paolo voglia dire forse due parole, e non hai il microfono, ti do il mio. Sì. Lo do con immenso piacere, perché so il grande lavoro che c'è dietro, che lei fa per ottenere questi risultati. Quando l'abbiamo intervistata poco prima della partenza per Londra, ci ha detto una cosa importantissima: queste ragazze stanno insieme 8 ore al giorno per 11 mesi l'anno. Un applauso. Sicuramente ci sono delle cose da aggiungere. Vi ringrazio per questo premio, ringrazio Paolo. Partecipare a un'Olimpiade è una cosa importantissima per un atleta. Arrivarci da campione del mondo quali le mie ginnaste, perché negli ultimi 3 anni abbiamo vinto 3 titoli mondiali, era una grossa responsabilità ma anche un grande obiettivo di cercare di risalire su quel podio. Però al di là delle medaglie e delle vittorie, credo che per un atleta un'esperienza come quella olimpica rimane unica e vale la pena quindi tutti questi sacrifici, tutte queste rinunce che però portano così a rappresentare i colori della propria patria in tutte le pedane del mondo. Sono delle parole sicuramente condivisibili al 100%. Io credo che sia il caso di fare anche una fotografia adesso a Paolo e naturalmente alla Emanuela Maccarani con il premio. Lasciamo un po' la scena a loro due, perché è importante immortalare anche questo momento, questo premio in TV 2012 alla allenatrice a Emanuela Maccarani. Grandissimo applauso per lei e grazie ancora. Grazie anche a Paolo e grazie a Rossella.